Un tubicino di plastica volante che attraversa i corridoi, le sale d'attesa. Qui scende 5 piani fuori dalla finestra, qui gela rischiando addirittura di essere tranciato dal ghiaccio caduto da una grondaia. È a questo impianto che era attaccata la mascherina di Gaetano, morto il 9 novembre all'ospedale di Campobasso. Ora i video e gli audio delle sue suppliche inviate ai parenti sono agli atti di un'inchiesta della procura. Con sua figlia Maria Teresa sono una cinquantina ormai parenti di vittime che raccontano la stessa storia. Si lamentavano del malfunzionamento dell'ossigeno, si lamentavano del poco personale. È proprio l'azienda sanitaria nell'affidare i lavori per un nuovo impianto a scrivere che quello attuale di concezione alquanto datata con troppi malati di Covid non riesce a garantire corrette portate e pressioni al quinto piano, quello di malattie infettive. Lo fa il 18 febbraio 2021, così come solo un mese prima il commissario alla sanità Angelo Giustini aveva fatto un sopralluogo definendo l'impianto raffazzonato. Sì, ho comunicato, sì. Ma perché dopo un anno che c'è la pandemia, non prima? Ma io sono il commissario, non sono il gestore, io non sono il direttore generale. Nel frattempo i media locali, fra cui la TGR Molise, si interrogavano. 134 ricoverati, 63 deceduti all'ospedale Cardarelli di Campobasso a gennaio. I dati mi sembrano un po' allarmanti, mi sembra un po' elevata la percentuale dei morti sul totale. Per i parenti delle vittime il motivo va ricercato nel ritardo con cui si è reagito all'emergenza. Vorremmo sapere perché non è stato preso in considerazione la possibilità che ci sarebbe stata questa seconda ondata.